Si è parlato molto della necessità di sviluppare delle politiche che siano di lunga durata, cioè che vadano al di là di questo presentismo continuo. Su quali basi si può organizzare una risposta che sappia guardare a lungo termine e nello stesso tempo che però sappia creare consenso? Sulla base di una cultura politica condivisa che sia aggiornata sulla nuova realtà oggettiva delle società post-novecentesche, cosa che finora è mancata, perché sia a destra che a sinistra si è rimasti fermi alle categorie, qua nella migliore delle ipotesi, alle categorie del secolo scorso. In generale, risposta di lunga durata, io non so trovare un esempio migliore di quello di Churchill. Churchill, quando si trovò di fronte alla minaccia nazista, non è che fece un referendum, andò alla radio e promise lacrime e sangue. E pazienza se poi perse le elezioni, aveva vinto la guerra. Grazie.